Buonasera a tutti, buonasera a questo nuovo incontro di Export Manager, incontro che fa parte della ormai consolidata sequenza di incontri online che facciamo come associazione, incontri destinati a imprenditori che vogliono vedere, vogliono apprendere qualche opzione di sviluppo sui mercati esteri o sull'andare su mercati specifici o magari comprendere come si muovono i professionisti di export per quanto riguarda il portare i nostri prodotti su nuovi mercati. Dall'altra parte, questi sono anche utili ai professionisti, quindi export manager che possono essere dipendenti, possono essere consulenti, non necessariamente l'uno o l'altro, attivi su prodotti dell'export, ognuno per le sue competenze. Ci sono alcuni di noi che sono competenti per la geografica, alcuni di noi che sono specializzati su singoli settori merceologici, altri che sono distaccati territorialmente in alcuni paesi esteri, no? Quindi abbiamo parlato più volte con persone che vengono dal Qatar, lavorano col Giappone, che lavorano con la Russia. Nel caso specifico, oggi andiamo a parlare anche di paesi esteri in particolare, quindi andiamo sul blocco orientale europeo e andiamo a parlare con due nostri associati. Andiamo prima a parlare con Olderico Caviglia, che è il CEO di Strategic Hub, e ci parlerà di metodologie export per l'export digitale per l'Ucraina. E dall'altra parte andiamo a parlare con Lorenzo Iannone, che è Central Europe Manager per SWAT Company, e con lui parlare di export e opportunità business in Repubblica Ceca. Io vi invito a silenziare i vostri microfoni. Se avete delle domande, vi invito a porle sulla chat, in modo che noi possiamo prenderle alla fine degli interventi. Vi lascio qua, per chi non l'avesse ancora compilato, il questionario che andremo poi ad analizzare dopo i due interventi per vedere le vostre risposte riguardo su questi mercati o legati agli interlocutori. Quindi direi di partire. Passo la parola a Olderico Caviglia che ci parlerà delle metodologie export digitali per l'Ucraina. A te, Olderico. Buonasera a tutti, provvedo alla condivisione dello schermo. Sì. Se riesci, mettilo in Sì, teca. presentazione. Perfetto. Ok, lo vedete? Sì, perfettamente. Bene. Ecco, buonasera a tutti, sono Federico Caviglia, con Strategic Hub mi occupo da anni di export, principalmente nell'area asiatica e spesso anche in altri paesi, soprattutto del blocco dell'Est Europa e qualcosa in Sud America. Settori merceologici, principalmente food, design e area meccanica di precisione. Questa sera vi parlerò di un'esperienza che stiamo facendo sull'Ucraina, dove un progetto che è iniziato circa un paio d'anni fa a fronte di alcune opportunità che sono nate in questo paese. Sostanzialmente in Ucraina c'è in dirittura d'arrivo una forte semplificazione di quelle che sono le procedure di import e di export, e questo ha determinato l'apertura di alcuni mercati. L'Ucraina è un paese di 42 milioni di abitanti, è situato nell'Europa continentale, l'ex blocco sovietico, dove c'è una disoccupazione di circa il 9% e circa 17 milioni di persone attive, con una forte emigrazione di circa 9 milioni di persone, soprattutto di manodopera, anche di livello più basso, per esempio, tantissime badanti vengono da quell'area.
È una nazione dove dopo una crisi molto dura di alcuni anni fa e soprattutto il conflitto con la Russia, perché quando l'allora presidente aveva iniziato a guardare alla possibilità di unirsi alla compagine europea, insomma, ci sono stati dei seri problemi, soprattutto nella parte est del paese, nella parte della Crimea, che è quella penisola in basso che dà sul Mar Nero, e questo ha determinato, sapete che la Crimea è stata annessa alla Russia, c'è ancora adesso un'area vicino al confine russo, soprattutto nella zona est del paese, dove è di forte instabilità, ma comunque al di là di questo l'Ucraina ha ripreso a partire e diciamo la nuova amministrazione ha deciso di andare verso una digitalizzazione. Molte imprese, grandi imprese, sono soprattutto ancora imprese dell'epoca sovietica, che ovviamente hanno avuto delle evoluzioni e soprattutto si sono creati anche qui dei distretti di alcune aree, e soprattutto sta prendendo piede un polo logistico sul Mar Nero con Odessa, che è una delle due città più importanti, Kiev la capitale, che è al centro nord, e Odessa, che invece è sul Mar Nero, che ai tempi era già il porto degli zar, poi è diventato uno dei porti più importanti dell'Unione Sovietica, e oggi sta tornando a crescere come realtà, diciamo anche internazionale. Odessa è stata creata e progettata da degli architetti italiani, c'è una parecchia Italia in questa città, e da lì proprio siamo partiti con dei contatti in zona, con alcuni contatti in loco, perché purtroppo su questo tipo di nazioni, se non c'è un riferimento in loco, diventa assolutamente un problema poter entrare in alcuni mercati. C'è un interesse particolare nell'industria aerospaziale, l'Ucraina ha un'ottima industria aerospaziale che ovviamente collabora con la Russia, ma anche con l'ESA, e in Ucraina viene prodotto l'Antonov, che è quel famoso aereo da trasporto di grandissime dimensioni. Dopo vedremo alcuni dettagli di questo settore dell'aerospaziale, che è molto interessante. E poi c'è un'industria di produzione di macchine utensili, e quindi una logica di piccola e media impresa anche simile a quello che è il mercato italiano. Quali sono gli obiettivi di medio-lungo termine della nostra attività? Prima di tutto abbiamo lavorato con i nostri contatti locali a costruire una community di imprenditori che adesso diventerà digitale, dove ovviamente c'è uno scambio di informazioni, si crea fiducia, ed è una community dove ci sono imprenditori ucraini e imprenditori italiani. Questo al fine di veicolare da e verso l'Ucraina prodotti e servizi, perché anche servizi c'è un'esigenza soprattutto di servizi a livello di consulenza, perché si sta puntando sempre di più verso un aspetto qualitativo. Il nostro obiettivo era comunque quello di entrare con alcuni clienti nel mercato delle macchine industriali. Già c'eravamo per quanto riguardava gli stampi, quindi gli stampi per produrre materie plastiche, quindi componenti di vari settori, e entrare anche nel mercato dei terzisti dell'aerospaziale e in quello delle macchine utensili, che sono due aree nelle quali abbiamo delle competenze, i miei clienti hanno delle competenze sulle quali abbiamo iniziato a esplorare.
Cosa è successo? Allora, nell'attuale situazione abbiamo un mercato che è in buona espansione, c'è il PIL cresce intorno al 3% e c'è un'attenzione verso i mercati europei, quindi c'è più un'attenzione alla qualità, quindi più che al, diciamo al prezzo, come se, anche qui sono arrivati ovviamente i cinesi, quindi dove hanno preso qualche cantonata, ovviamente sanno che l'Italia, insieme alla Germania, è un paese che dal punto di vista della meccanica di precisione e delle macchine utensili è molto forte, quindi è molto è più difficile prendere delle cantonate. Però qual è un elemento che ha scatenato anche il nostro interesse e la nostra idea di muoverci verso questo mercato? Sono state principalmente le agevolazioni e soprattutto le semplificazioni che ci sono state, soprattutto a livello doganale, mentre prima e fino adesso, fino a fine novembre saranno necessari 26 documenti per poter importare o esportare dei prodotti dall'Ucraina, che questo determinava settimane e a volte anche mesi di attività di sdoganamento. Ora si passa addirittura a ore, se non minuti, loro parlano di 15 minuti per adempiere. Quindi dai 26 documenti si passa a 2 documenti e questo permette di facilitare soprattutto l'import o l'export di strumenti e di tecnologie. Ci sono dei distretti industriali che sono interessanti e delle aree, dei settori, parliamo di quello aerospaziale, parliamo di quello della meccanica, delle macchine utensili, ma anche dell'agricoltura. L'Ucraina è il granaio d'Europa, tanti prodotti adesso vengono anche vengono prodotti sul loro territorio, sostanzialmente è una nazione quasi piatta, con poche montagne, c'è l'agricoltura è sempre stata importante e anche l'agricoltura ovviamente si sta meccanizzando e quindi c'è anche un'opportunità per quanto riguarda la fornitura di macchinari e di tecnologia per il miglioramento delle attività in ambito agricolo. E ci sono degli incentivi del governo per imprese locali, quindi anche per investimenti. Purtroppo ci sono strade, autostrade che sono vecchie, sono ancora quelle del vecchio mondo sovietico, però c'è un piano di riqualificazione soprattutto delle autostrade, questo per rendere anche più facile la viabilità, soprattutto nei periodi invernali dove spesso la temperatura scende sotto i 20 gradi, c'è neve, quindi rende difficili gli spostamenti. C'è un'ottima rete ferroviaria, questa soprattutto per le merci era una delle prerogative del mondo sovietico, e quindi la rete ferroviaria è estremamente sviluppata ed efficiente, abbastanza efficiente, quindi questo permette poi anche di facilitare i trasferimenti di merci e materiale all'interno del paese. C'è una dipendenza energetica ovviamente dalla Russia di gas, ma anche se ultimamente sono stati scoperti dei giacimenti in alcune aree e questo ha determinato la possibilità di, non dico di diventare indipendente, ma comunque di dare un ulteriore impulso a quella che è il settore energetico che fino a poco tempo fa era poco sviluppato e principalmente dipendeva dalla Russia. Lo sviluppo, ci sono buone previsioni nei settori industriali che vi ho detto e anche quelli di alta tecnologia. Vedete lì l'Antonov, io ne avevo visto uno a Malta un paio d'anni fa ed è un aereo ciclopico. Perché si parla di Antonov? Perché in questo periodo di Covid, dove i grandi player come Boeing e altri
produttori di aeromobili sono in grave crisi perché l'aviazione civile da trasporto passeggeri ha drasticamente ridotto le attività. L'Antonov, essendo un aereo da trasporto, sta registrando un incremento, uno sviluppo in termini di ordinativi. Questo anche perché nel mondo la logistica sta diventando sempre più importante e a volte è importante al pari della produzione. Quindi c'è una serie di opportunità legate a questo mondo attorno soprattutto a tutti quelli che sono i terzisti o le attività o le aziende coinvolte nella produzione sia di questo aereo ma anche di vari componenti aerospaziali che poi vengono utilizzati nei vari poligoni della Russia. C'è un buon uso di internet e una buona banda nelle principali città, in altre magari nelle zone più rurali e meno evoluto, però comunque c'è un buon sistema. Questo permette comunque anche di poter lavorare a livello digitale, quindi di impostare delle strategie di marketing digitale per poter andare a far conoscere, a promuovere e a creare delle opportunità di lead generation. È ottimo il settore delle macchine utensili, dove ci sono state delle delocalizzazioni anche di importanti aziende, soprattutto tedesche e francesi, dove hanno sostanzialmente sviluppato alcuni settori, alcuni distretti. Ribadisco, una crescita del PIL del 3% è una cosa fondamentale, che purtroppo in Ucraina ci sono due lingue, che sono l'ucraino e il russo, principalmente la popolazione parla queste due lingue, e per tutto quello che riguarda l'aspetto web e per quanto riguarda tutta la documentazione occorre assolutamente lavorare sempre nella lingua locale, magari aggiungendo poi la traduzione in inglese, ma è importante avere, per questo è importante anche avere dei riferimenti locali. Quali sono i rischi? Beh, innanzitutto c'è un'instabilità legata alla vicenda della Crimea, al conflitto con l'Unione Sovietica e ai separatisti ucraini legati all'Unione Sovietica. Alcune aree, soprattutto nell'est del paese, come dicevo prima, sono ancora poco sicure. Alcuni settori, a fronte della crisi che poi è stata generata da questo problema, hanno avuto dei seri problemi, anche quello energetico, il gas a causa della guerra dei prezzi che l'Arabia Saudita aveva fatto col petrolio, e quindi c'è un rischio paese dovuto anche ai risarcimenti che ancora oggi il governo ucraino deve fare per il disastro di Chernobyl dell'85, e questo spesso genera anche qualche tensione. In alcune aree mancano le infrastrutture, ci sono strade vecchie, però mentre prima la concorrenza era spesso unicamente basata sul prezzo, oggi si va verso più un aspetto qualitativo, e quindi il buyer che decide di fare degli acquisti non valuta più soltanto sul prezzo, ma inizia a pensare anche sull'aspetto della qualità, sull'aspetto della partnership e soprattutto su quello che è un'attività più orientata a un prodotto di qualità. Ovviamente, come abbiamo impostato l'export digitale, lavorando su un settore abbastanza tipicamente B2B come quello delle macchine utensili, abbiamo dovuto lavorare su un'analisi della concorrenza che è stata fatta sia online che offline, perché grazie anche al supporto dei nostri riferimenti in loco, dove una volta che sono stati individuati dei buyer personas, quindi chi sono i decisori nell'acquisto sia delle aziende, delle piccole aziende più piccole, ma anche delle aziende più grandi di questo tipo di tecnologia, si è andato a cercare dove sono, dove possiamo raggiungerli.
E grazie ai nostri due contatti locali abbiamo organizzato degli eventi che inizialmente sono stati lo scorso anno, l'ultimo è stato a dicembre, sono stato fatto in maniera un incontro fisico, una presentazione, grazie anche al supporto della locale Camera di Commercio. Poi abbiamo creato delle attività digitali e durante il periodo del Covid abbiamo fatto ovviamente degli incontri digitali, simili a questo con Zoom, per poter mantenere un contatto e iniziare a creare questa community, perché è fondamentale, come sempre, quello di avere i contatti locali, la community e poi delle attività di lead generation che vanno a alimentare tutti i vari lead che poi arrivano agli eventi. Ovviamente i mini siti web in lingua locale per promuovere prodotti, servizi e soprattutto far conoscere dei brand, e tutta la documentazione commerciale. Abbiamo dovuto sempre lavorare sulle attività in lingua, perché ribadisco, soprattutto in Ucraina l'inglese è parlato, ma c'è una buona parte di soprattutto di piccoli e medi imprenditori che ancora sono molto legati alla loro lingua e spesso richiedono che, appunto, per la vendita si lavori con la loro lingua madre. Ecco, questo è un quadro generale. Io poi sono disponibile a procedere con degli approfondimenti, nelle domande, nelle question and answer. Sono disponibile a entrare su degli approfondimenti e quindi passo la parola al prossimo relatore. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie per l'intervento, Alderico. Bene, abbiamo visto una panoramica generale di un paese spesso poco osservato. Non è il primo focus per le aziende italiane che vogliono andare all'estero, che sono più abituate a orientarsi su mercati più tradizionali, però è giusto osservare anche le nicchie, i mercati diversi, e osservare le potenzialità in base al settore. Abbiamo visto il meccanico, l'aerospaziale, che possono essere punto di interesse per aziende italiane che producono certi tipi di prodotti e componentistica, e quindi ben venga sapere che esistono delle possibilità, magari legate a mercati più appropriati per le proprie produzioni. Io direi di passare a questo punto al secondo relatore, ovvero a Lorenzo Iannone, che è il Central Europe Manager di SWAT Company e che ci va a parlare di un altro paese non molto distante come tipologia di paese di opportunità. Andiamo a parlare di Repubblica Ceca, e in questo caso vediamo quali possono essere le opportunità di business su questo mercato.